Ferroni ha avuto anche esperienze all'estero in America come assistente preparatore fisico della squadra di pallacanestro e football della University of Northern Iowa, NCAA Division First, e in Spagna all'Universidad Católica San Antonio de Murcia, post dottorato. Argomento dell'incontro odierno è la gestione dell'atleta infortunato, lavoro fisico-tecnico durante la fase di return to play. Davide Ferioli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì. Oggi sono molto contento di essere qua perché penso che l'integrazione tra il lavoro del preparatore atletico e degli allenatori sia qualcosa di estremamente fondamentale. Grazie per l'invito e soprattutto quando mi è stato chiesto se volevo venire a partecipare a tenere questo clinic, la prima domanda che mi sono fatto è stata: ok, che argomento porto? Qual è un argomento che può essere di interesse per gli allenatori, magari presentato da un preparatore? E quindi ho pensato a tutti quei momenti in cui io devo interagire con l'allenatore, e uno dei momenti più delicati è quando abbiamo un atleta infortunato. Abbiamo un atleta che si è fatto male, quindi avremo tutta la gestione dell'atleta, non soltanto fisica ma psicologica, e poi mi ritrovo a dover interagire con l'allenatore. Ci sono tantissime aree, dopo le vedremo, con le quali bisogna interagire. E quindi ho detto, beh, forse è il caso di provare a parlare di un argomento molto delicato, però che deve essere gestito al meglio da tutte le aree. Ecco, le aree. In realtà la prima parte di oggi sarà un pochettino teorica, perché penso che sia fondamentale avere alcune basi e capire a livello professionistico che cosa succede, e poi alcune esercitazioni pratiche. Per tutta la parte pratica ci tengo a dire che saranno delle proposte fisiche con qualcosina di tecnico. La parte tecnica non sta a me curarla, di solito viene gestita poi dall'allenatore. Oggi quindi saranno più che altro degli esempi sui quali voi potete magari orientarvi, se vi piacciono, proporre dei nuovi lavori. L'importante è capire il razionale che c'è dietro per la fase di return to play. Ora, return to play è un processo. Sostanzialmente l'atleta si fa male e noi dobbiamo far sì che possa tornare a competere. È un processo molto delicato, ci sono tante definizioni. Sostanzialmente gli aspetti fondamentali del return to play sono due. Una volta che l'atleta si fa male, il primo è che dobbiamo recuperare la sua condizione fisica precedente ai livelli di infortunio. Quindi questo non significa dal punto di vista medico, proprio l'atleta si infortuna, ci sarà un calo prestativo, questo è normale perché l'atleta deve stare fermo, dobbiamo recuperarlo dal punto di vista fisico. Secondo aspetto invece è tutto quello che riguarda la parte medica, quindi abbiamo un infortunio, abbiamo una lesione, dobbiamo recuperarla dal punto di vista medico, come seguendo tutte le procedure che ci viene indicato dallo staff medico, avendo dei criteri, soddisfacendo dei criteri di return to play, per i quali poi possiamo dire che l'atleta è pronto a rientrare in sicurezza. Questo è un altro aspetto fondamentale. Ecco, all'interno di questa fase di return to play è chiaro che poi ci sono una serie di criteri che devono essere predefiniti e vengono definiti in diverse fasi. Quindi che cosa succede sostanzialmente? Abbiamo un evento traumatico, l'atleta si fa male. Infortunio, premessa, è un evento multifattoriale ed imprevedibile. Questo è importante che voi lo sappiate, molti di voi magari già lo sanno, però è un evento multifattoriale. Dipende da tantissimi fattori e noi possiamo lavorare su alcuni di questi, su tutti non è possibile, ed evitare al 100% un infortunio è qualcosa di impossibile. Quindi se nella vostra carriera avrete qualcuno che vi dice guarda, fai questo che non ti farà mai male, non credetegli molto perché è impossibile. Gli infortuni capitano. Magari voi avete giocato, sicuramente vi siete infortunati, magari avete fatto qualcosa di sbagliato, magari non avete fatto niente di male, però l'infortunio capita e questo non ci possiamo fare niente. E poi un evento imprevedibile, quindi non possiamo definire e decidere quando si verificherà un infortunio o quando non succede. Ecco, quindi sostanzialmente abbiamo un infortunio, si verifica l'infortunio, interviene la parte medica, quindi area sanitaria. L'area sanitaria, quindi all'interno della squadra, è una delle parti più importanti, quindi con medico, fisioterapisti,
Poi ci sarà la parte fisica, quindi preparatore, data analyst, sport scientist, magari nelle squadre più strutturate, performance director, e poi l'area tecnica, quindi allenatore. Il tutto supervisionato dalla parte dirigenziale. Quindi nel momento in cui l'atleta si infortuna, tutte e queste quattro, diciamo, aree hanno degli interessi simili ma a volte diversi. Magari l'allenatore vuole che l'atleta torni in campo il prima possibile, il medico vuole temporeggiare un po' di più per essere sicuro che non si rifaccia male, il preparatore si trova tra due fuochi, l'area dirigenziale vuole sapere i tempi di recupero con esattezza per capire se intervenire sul mercato o meno, se possibile. Quindi tutte le aree hanno l'interesse di far tornare il giocatore nel minor tempo possibile, però con anche dei secondi fattori che influenzano a volte le scelte. Ecco, è stato pubblicato uno studio di recente, molto interessante, hanno confrontato le squadre all'interno della quale la comunicazione tra queste aree era molto sviluppata, quindi dove preparatore, allenatore parlavano, e altre squadre dove la comunicazione non era così perfetta. Quello che hanno visto è che nelle squadre dove la comunicazione tra tutte queste aree, l'incidenza degli infortuni era un pochettino più bassa, e soprattutto il return to play, quindi il fatto che il giocatore tornasse a giocare, avveniva in tempi più brevi e si riducevano il rischio di reinfortuni. Quindi la comunicazione tra tutte queste aree è estremamente importante. Adesso cercherò di farvi vedere come è possibile integrare il lavoro tra le diverse aree. Ecco, quindi abbiamo detto che l'atleta si infortuna, non ci possiamo fare niente, intervengono i dottori. Prognosi, diagnosi, si decide che cos'ha, si cercano di capire i tempi, che poi possono essere più o meno variabili, inizia la prima fase di riabilitazione, la fase, diciamo, subacuta, una fase acuta. Durata, mediamente, può essere anche una durata molto lieve. Priorità alla staff medico, quindi fisioterapista, medici. L'obiettivo è quello di andare a recuperare il prima possibile lo stato acuto della lesione. Ecco. In questa fase il preparatore deve svolgere un ruolo fondamentale. Io ci tengo che voi lo sappiate, perché magari la parte tecnica non dovrà fare niente in questa parte, però è importante che voi sapete cosa il vostro preparatore debba fare. Ecco, in questa fase noi abbiamo un atleta che si è infortunato, che magari deve stare fermo 5 giorni e non si può allenare. Esempio, elongazione bicipite femorale. Quindi i dottori ci dicono non può correre, non può nuotare, non può andare in bicicletta. Ecco, noi dobbiamo cercare di garantire un carico cardiovascolare, fargli fare dell'attività, che sia anche attività aerobica. Soluzione, ad esempio, arm bike. Ok? Lavoro aerobico con le braccia. Apprezzato o meno dal giocatore, a volte sì, a volte no, però io devo garantire uno stimolo cardiovascolare all'atleta. Perché? Perché alla fine del return to play, avere un atleta che ha una condizione fisica migliore mi permette di metterlo in campo con maggior sicurezza. Quindi, esempio classico, atleta si infortuna, stava al 100% della sua condizione fisica, sta fermo 5 giorni, scende al 50%. Magari con un lavoro complementare, perché non è il lavoro primario, sarebbe sceso al 70%. Quindi recuperare un giocatore che sta al 50%, al 70%, è completamente diverso. Quindi fare un lavoro integrativo è fondamentale. Questo nella prima fase, che è una fase abbastanza breve. Nella seconda fase, quindi quella fase subacuta, anche qui lo staff medico ha una priorità. Bisogna recuperare comunque il giocatore. Preparatore invece che cosa deve fare? Deve iniziare ad aumentare i carichi di lavoro in maniera progressiva per cercare di farlo poi tornare all'attività. Ed è in questa fase che si può iniziare a inserire anche dei lavori tecnici, perché avere un giocatore fermo che non svolge niente di tecnico è un problema poi per quando torna in campo. Ultima fase è la fase di return to play, ossia diciamo che il giocatore deve tornare a giocare, però non è che da oggi a domani l'atleta è guarito, può giocare. Ci sono una serie di aspetti, di lavori che devono essere fatti. In questa fase uno degli aspetti che di solito si perde è il ritmo partita. Un giocatore che sta fermo per parecchio tempo, si suol dire, siete d'accordo, no? Perde il ritmo partita, si vede che è un po' più... Non fa quello che faceva prima. Ecco perché? Perché è stato fermo, gli è mancato lo stimolo specifico della partita.
decision making, cioè la capacità di decidere che cosa fare al momento giusto, essere stimolato dal punto di vista cognitivo. Okay? Non è soltanto un lavoro fisico, accelerazione, decelerazione, o soltanto il muscolo sta bene, siamo a posto. No, c'è anche tutta la parte cognitiva. Il carico mentale, lo stress mentale. Quante volte il giocatore magari ha l'ansia e non dorme il giorno prima della partita? Ecco, tutti questi aspetti sono degli aspetti sui quali noi dobbiamo lavorare, anche durante la fase di return to play. Ok, abbiamo fatto tutta questa parte che poi vediamo. Criteri per decidere se l'atleta può tornare. Ecco, questa non è una cosa che vi tocca nel dettaglio, però è importante che lo sappiate, perché nel momento in cui dovete decidere se l'atleta torna o no, ci sono una serie di criteri che devono essere soddisfatti. Uno è l'assenza tendenzialmente di dolore, cioè l'atleta, sto parlando su infortuni in generale, senza andare nei dettagli, l'atleta non ha dolore a fare determinati tipi di esercizi, quindi lo fa abbastanza in sicurezza, è asimmetrico, riesce a svolgere il gesto senza delle problematiche, i livelli di forza tra arto destro e arto sinistro sono stati recuperati. Questo è un aspetto molto importante sul recupero dei livelli di forza, sui quali bisogna lavorare. E vi riporto un esempio pratico che è capitato a me in carriera. Giocatore svolge dei test di valutazione, a inizio anno questo, quindi prima che succedesse l'infortunio, aveva una asimmetria di spinta tra arto destro e sinistro, quindi facendo dei salti, l'arto destro e il sinistro avevano il 40% di asimmetria di forza, che è un valore enorme. Voi, se adesso fate dei test, avrete più o meno il 10%, dallo 0 al 10%, che sono valori normali, è normale avere un arto un po' più forte di un altro. Ecco, questo giocatore aveva il 40%, quindi giocatore ad altissimo rischio di infortunio. Uno dei criteri, uno dei fattori di rischio era proprio l'asimmetria. Noi ci abbiamo lavorato, abbiamo provato a ridurre questa asimmetria durante l'anno, però purtroppo l'atleta si infortuna, si fa male. Rottura del tendine rotuleo. Perché? Perché aveva una muscolatura non in grado di sostenere il suo peso e l'attività che lui svolgeva. Quindi questo giocatore purtroppo si fa male. Ecco, questo è uno dei fattori che bisogna tenere in considerazione, anche inizio anno, quando devo andare poi a firmare un giocatore. Purtroppo è brutto da dirlo, però l'allenatore si deve tutelare, deve avere idea di quanto sia, chiamiamolo injury prone, un giocatore, per poi fare delle scelte. Ecco, quindi questo è uno dei criteri per poter tornare, ossia che i livelli di forza siano più o meno uguali, che la flessibilità dei muscoli sia più o meno la stessa, che abbia completato tutto il processo di riabilitazione e che sostanzialmente sia tornato ai livelli di attività fisica prima, precedenti a quando si è fatto l'infortunio. Quindi se avevamo fatto dei test fisici, li ripetiamo, vediamo se più o meno la condizione è quella e a quel punto possiamo tornare. L'ultima cosa, prima di passare alla parte un po' più pratica, sono i fattori di rischio, ossia abbiamo detto infortunio, evento multifattoriale, dipende da tanti fattori, alcuni dei quali noi li possiamo cercare di manipolare, altri no. Quindi quali sono questi fattori? Uno è lo storico del giocatore, cioè che cosa si è fatto in passato, che cosa gli è successo, se è ad esempio un giocatore che subisce molte distorsioni alle caviglie, questa è una sua caratteristica. L'età del giocatore. Poi, e questi sono fattori sui quali noi possiamo lavorare ben poco. Fattori esterni all'attività, quindi non quello che facciamo noi, ma quello che purtroppo ci troviamo a volte, che può essere il campo, il terreno di gioco, può essere la temperatura, l'umidità. Quante volte vi è capitato di avere un giocatore, magari d'inverno, quando fa molto freddo, non c'è il riscaldamento, vi dice oggi mi sento un pochettino di più, il tendine mi fa un po' più male. Questo è un fattore sul quale noi ci possiamo lavorare poco, nel senso possiamo fare una buona attivazione. Quello sì, però è un fattore che non possiamo controllare a volte sì, a volte no. Abbiamo tutti quei fattori sui quali noi non possiamo farci niente, quindi ad esempio per gli infortuni muscolari, come è fatto il muscolo, angoli di pennazione, senza entrare nello specifico, sono dei fattori legati alle caratteristiche del muscolo. E poi invece abbiamo dei fattori sui quali noi come preparatori, allenatori, staff medico si può lavorare. Quindi uno è fare sicuramente un buon riscaldamento. Load management, quindi controllo dei carichi di lavoro. Quindi oggi ormai vedete tutti con il cardiofrequenzimetro o gli accelerometri, spesso vedete nel calcio che hanno le pettorine
Ecco, questo è per cercare di monitorare quello che l'atleta sta facendo, evitare dei carichi troppo alti o alternati alto-basso in maniera eccessiva è uno dei fattori che può portare alle lesioni. Abbiamo il monitoraggio della fatica, dello stato di fatica di un atleta affaticato è più propenso a infortunarsi. Tutto ciò che riguarda le strategie di recupero che possono essere inserite e la parte di nutrizione. Quindi questi sono gli aspetti sui quali le diverse aree possono andare a lavorare durante la stagione. Ecco, oggi gli esercizi che ho portato sono riferiti principalmente a una tipologia di infortunio che è stata un infortunio che ho dovuto seguire quest'anno, che era il caso di D'Angelo Harrison, giocatore sulle 30 anni. La scorsa stagione, la stagione precedente al mio arrivo a Brindisi, lui subisce una rottura totale del tendine d'Achille e io quando arrivo praticamente era a 3-4 mesi dall'intervento, quindi doveva ricominciare, era nella piena fase di return to play, aveva completato la prima fase, aveva subito l'intervento di ricucitura, diciamo, e si stava approcciando alle fasi diverse di return to play. Quindi oggi gli esercizi che vediamo sono principalmente focalizzati su questo giocatore, però possono essere adattati a, in generale, gli infortuni che ci sono nella pallacanestro. Ecco, un'altra cosa che dovete sapere sono le tipologie di infortunio che possono capitare. La maggior parte degli infortuni è arto inferiore, parte superiore sono prevalentemente traumatici, quindi spalla, lussazione, dita, sovraccarico magari con la schiena, però la maggioranza degli infortuni sono degli arti inferiori. Okay. Tra questi, su tutti gli infortuni che si verificano, circa il 20%, quindi un giocatore su 5, subisce lesione muscolare. Lesione muscolare si sta fermo da un paio di giorni se è una contusione o 4-5 settimane nei casi un pochettino più gravi. Poi ci sono casi anche un po' più lunghi, però queste sono le tempistiche. Ecco, di questi distretti muscolari, quello che a me come preparatore interessa è sapere quali sono i muscoli colpiti, perché io poi devo proporre dei lavori specifici per ridurre gli infortuni a questi muscoli. Quindi adduttori, flessori e, diciamo, polpaccio, quindi soleo gastrocnemio, che poi se ci pensate sono tutti quei movimenti che si fanno quando si salta, quando si sprinta, quando si cambia direzione, quando si fa uno scivolamento, quindi su questi muscoli devo andarci a lavorare. E poi abbiamo anche le distorsioni alle caviglie, sulle quali noi possiamo fare dei lavori per aumentare il range di movimento, possiamo lavorarci, però poi quando si atterra da un rimbalzo e si finisce sul piede di un avversario ci possiamo fare ben poco, non possiamo fare chissà che cosa. Quello che si può fare in questi casi è forse ridurre i tempi di recupero. Magari un giocatore che non ha fatto un ottimo lavoro o per sue caratteristiche fisiche così starà fuori magari 2 settimane. A me è capitato un giocatore con una distorsione, con la caviglia grossa così, dopo 4 giorni era in campo a giocare la partita. Stessa squadra, giocatore con la stessa tipologia di infortunio, è stato fermo 12 giorni. Quindi vedete che anche i fattori individuali incidono, sono importanti. Ok, quindi arrivo a Brindisi e ho questo giocatore infortunato, purtroppo poteva fare ben poco, stava svolgendo tutto il lavoro in acqua, che chiaramente oggi non citeremo ma non vedremo. Abbiamo i primi obiettivi, quelli da svolgere subito, sono recuperare il range di movimento. Quindi ad esempio noi avevamo questo giocatore che con un piede riusciva a fare una massima flessione plantare, con l'altro praticamente si alzava pochissimo. Perché? Perché non aveva la corretta mobilità, perché non aveva livelli di forza. Quindi questo è stato il primo obiettivo da risolvere, okay? Che è poi uno dei criteri per tornare a correre. Finché l'atleta non ha almeno l'80% tra destra e sinistra di flessione plantare, non lo possiamo far correre, non è predisposto, non ha le basi per poterlo fare. Quindi questi sono stati tutti i primi lavori che abbiamo fatti. Recupero dei livelli di forza, quindi asimmetria destra a sinistra, quello che vi ho già detto, quindi qua andiamo abbastanza veloce, e tutti i lavori di propedeutica alla corsa in linea. Quindi senza saltiamo questa parte che è quella che vi tocca un po' meno perché siamo ancora lontani dal return to play, però tutti quei lavori fatti all'inizio in acqua,
con gli skip, cose un po' noiose, dove l'atleta però alla fine torna a correre. E vi garantisco che noi quest'anno, dopo più o meno 2 mesi che lavoravo con questo giocatore, ci troviamo a Milano e il primo giorno in cui è andato a correre era felice come una Pasqua. Questo giocatore, dopo 4-5, adesso non mi ricordo bene i mesi che erano passati, si ritrova, può correre finalmente. Vi garantisco che vedere il giocatore che ha subito un infortunio che è ending career, cioè un infortunio che un giocatore su 3 che subisce questa lesione smette di giocare a basket. Smette. Dei 2 su 3 che restano, la maggior parte ha un calo della prestazione in partita. Quindi, infortunio devastante. Ok, quindi, che cosa vediamo ora? Principalmente vediamo delle propedeutiche, ok, per lavori di movimenti laterali, che è il primo lavoro che di solito noi mettiamo dopo i movimenti in linea, quindi tutti quelli legati alla corsa, e cercherò di inserire anche delle parti tecniche che poi voi potete individualmente sviluppare. Tutta la propedeutica legata al salto, invece, parte sui cambi di direzione, quindi questi sono gli 3 aspetti fondamentali, e poi la parte di return to play, quindi presenza o meno di contatti, gestione dell'ultima fase e l'atleta che può tornare a giocare. Allora, uno con me, vieni. Partiamo da lavori molto semplici, questi sono i primi lavori, ho l'atleta che deve ricominciare, c'è una palla, un atleta che deve ricominciare a fare movimenti laterali, quindi posizione fondamentale, ok, scivolamento a destra, a sinistra, ok. Andiamo a controllare semplicemente se riesce a fare il movimento, movimenti lenti, controlliamo come sta, se è piegato abbastanza, ok, scivolamento laterale semplicemente, ok. Iniziamo a introdurre tutti questi lavori, su questa parte vado un po' veloce, aumentiamo dei lavori di forza, quindi vieni contro di me, ok, ok, ok. Tutti questi lavori iniziamo a riabituare il muscolo a produrre forza con un movimento specifico, questo è un aspetto molto importante. Possiamo farlo con elastici, possiamo farlo semplicemente mantenendo la posizione senza chiedergli lo scivolamento, andare a lavorare su quei distretti muscolari che deve cercare di stabilizzare, quindi non è soltanto lavorare sull'adduttore o sull'arto inferiore, ma anche tutto sul core. Okay? Tutti questi lavori li sviluppiamo noi come preparatori. Ora, iniziamo a mettere, una volta che il movimento comunque è acquisito, dei movimenti che mi servono poi per il return to play, cioè io devo far tornare il giocatore, devo fargli fare dei movimenti laterali, però devo anche condizionarlo un po' dal punto di vista aerobico, quindi devo dargli degli stimoli, ok? Questo è uno dei primi lavori che faccio con i giocatori quando rientrano da infortunio, ma anche inizio anno. Allora, mettiti qua. Facciamo qua, rivolto verso quel canestro, qui scivoli, ok? Fermo, vai oltre, ti passo la palla, terzo tempo, ok? Adesso facciamo terzo tempo, io prendo il rimbalzo, tu torni indietro sullo stesso lato e scivoli dall'altra parte. Ci sei? Lavoro semplicissimo, non stiamo facendo vedere niente di particolare, vai. Stai bello basso, sullo scivolamento. Ok, via, via, via. Qui possiamo poi vedere se l'atleta riesce a fare lo scivolamento come deve. Ormai la corsa è un meccanismo acquisito, quindi la diamo per scontata, ok? Qui l'atleta viene. Ok, stop. Lavoro molto facile. 3 3 a 5 minuti di lavoro sono quelli che propongo inizialmente. Vi garantisco che 5 minuti di questo lavoro, che è un lavoro facilissimo, mettono in difficoltà un atleta quando rientra all'infortunio, ma anche a inizio anno. Ora, movimento acquisito, lo riesce a fare bene. Abbiamo detto che nella fase di return to play noi dobbiamo lavorare sul movimento specifico, e ce l'abbiamo. Ricondizionare l'atleta, e lo stiamo provando a fare, con un esercizio molto base, aggiungiamo un carico cognitivo, che è quello che poi noi ci serve quando l'atleta deve ritornare in campo. Essere pronto a decidere cosa fare o capire che cosa deve fare. Ecco, stessa cosa. Allora, se ti passo la palla, vai in terzo tempo. Se no, prendi la palla in post basso, ti giri e tiri. Ok?
Okay. Lasciate stare la proposta tecnica, questa è una parte vostra, questi sono degli esempi di quello che facciamo noi, poi li potete riadattare come volete. Ok, vai. Mi palla? Vai, via, via. Vai, vai. Ok, stop. Stessa cosa, aumentiamo un po' il carico cognitivo. Quando arrivi, se te la passo in post basso, ti chiamo destra o sinistra, tiri o sul fondo o dal centro. Okay. Tutti questi lavori li facciamo con l'allenatore, chiaramente. Poi è lui che passa o che dà l'indicazione tecnica. Questa, ve lo ripeto, è una proposta di quello che si può fare per aumentare il carico cognitivo del giocatore. Andiamo, 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 andiamo. Sinistra. Via, via. Prima palla. Sinistra. Andiamo, 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 andiamo. Se non ti chiamo niente, vai in terzo tempo. Via, via, via. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, stop. Stanco? Un pochettino, ha fatto 4 campi. Facile come esercizio, sì. Stiamo però iniziando a mettere tutti degli elementi tecnici. Può essere un tiro, può essere un lavoro di in post basso, poi dipende anche dal giocatore che avete. Potete cambiare questo lavoro in base al giocatore che avete. Ok, vai sotto canestro in angolo di là. Stessa tipologia di proposta. Qui stiamo lavorando a metà campo. Ok, adesso ho bisogno di aumentare le distanze. Faccio una piccola premessa. Quando spesso gli atleti, i giocatori, li chiamiamo, se vuoi cambiare, cambia. Se volete fare cambi, cambiate. Spesso abbiamo gli atleti che fanno dei lavori di fondamentali. Quante volte, ditemelo voi, quante volte li tenete a metà campo a fare fondamentali? Penso quasi sempre, no? Penso quasi sempre. Durante il periodo estivo, quante volte li tenete a metà campo? 95% delle volte, siete d'accordo? Se non siete d'accordo, alzate la mano. Ok. Capite che comunque gli manca uno stimolo? Cioè, lavorare su brevi distanze, 3-4 metri, caspita, io poi quando gioco vado sui 20 metri anche. Quindi dargli uno stimolo aggiuntivo, più importante è anche qualcosa che bisogna fare, qualcosa di fondamentale. Quindi parti dall'angolo. Ok, sei in angolo, rivolto verso di me, stai sulla linea, sull'angolo proprio, sull'angolo, in angolo, in angolo, in angolo. Ok, perfetto. Allora, lato di fondo campo, scivolamento. Ok, vai. Qua possiamo mettere una proposta fisica che a me interessa, che può essere un lavoro di skip. Ok. Saltellata veloce, quindi sempre movimento laterale, un pochettino più veloce. Ok, indietro ci vai così. Stai alto adesso, non in scivolamento, stai alto. Muovi tanto veloce i piedi, ok? Scivolamento laterale. Ok? Arrivi lì, sprint. Prendi la palla, vai a tirare, io te la passo. Ok? Vai a tirare dall'altra parte. Prendi il rimbalzo, me la passi. Ritorni nello stesso angolo, lo ripeti dalla parte opposta. Ok, dai, parti da quell'angolo là, facciamo tutto. Ce l'hai? Andiamo, 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 andiamo di corsa. Pronto? Vai, via, scivola. Stai basso, skip, skip. Laterale alta. Vai, andiamo, andiamo, andiamo. Scivola, scivola indietro, scivola indietro. Scivola basso. Vai, vieni, 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 vieni. Andiamo, 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 andiamo. Via, vai in alto, stesso angolo e riparti. Lavoro condizionante, Stiamo mettendo degli scivolamenti. Andiamo, 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 skip. Bello alto e veloce, bello alto e veloce. Indietro, tanti passi, andiamo, andiamo, andiamo.
scivola, 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 stai basso. Dai, 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 dai. Ok, stop. Va bene, senza farli stancare troppo. Lavoro condizionante. 3-5 minuti garantisco che è bello tosto. Ora lui sta facendo il terzo tempo, quindi diamo per scontato che mentre abbiamo fatto anche i cambi di, scusate, gli scivolamenti, abbiamo già acquisito il gesto del terzo tempo, quindi tutto quello che è legato al salto. Okay. Ora, mi fai la stessa cosa. Quando viene a tirare, quando ricevi la palla, tu vuoi per andare a fare il terzo tempo. Se ti chiamo, arresto e tiro, arresto, ti fermi, arresto. Ti chiamo da tre, tiri da tre. Lay up, vai lay up. Ok? Dai. Qui possiamo poi variare tutta la parte del gesto tecnico che deve fare il giocatore. Andiamo, 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 andiamo. Arresto, da due, ok? Via, segna, 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 segna. Andiamo, vai dall'altra parte. Ok, diamo diversi stimoli quando arriva. Ok, stop. E lo facciamo fare un pochettino più facile. Quindi va a fare più volte il tiro, va ad avere più volte la fase di decision making. Ok, stessa cosa, passi oltre il cono e tiri da questa parte. Quindi lavoriamo solo di qua, ok? Quindi quando arriverai là, vai al cono lì e vieni di qua. Tiri, parti da lì e fai dall'altra parte, ok? Vai. Tanti passi, tanti passi. Vai, centrale, centrale. Ok, via, 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 veloce, 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 veloce. Tanti passi, tanti passi. Vieni, da tre, da tre. Ok. Qui possiamo dargli diversi tipi di stimoli cognitivi, che può essere vocale, che è quello che stavo facendo io adesso, quindi dirgli che cosa deve fare, poi la proposta tecnica la scegliete voi. Oppure, facciamo solo l'ultima parte, quindi passa attorno, ok? Arriva, posso dargli uno stimolo visivo, quindi attaccami, uno, mi fermo, tiro, ok? Esitazione, gli lascio una porta di entrata alla fine. Ok, quindi tanti piccoli stimoli differenti e lui, ok, vai, deve comunque far fatica, deve comunque pensare a quello che deve fare e sta facendo tutti dei lavori specifici che a me servono per farlo tornare in campo. Poi è chiaro che, scusami, l'ultima cosa, a volte diventa un po' noioso per il giocatore fare 5 minuti di fila, quindi anche dargli soltanto degli stimoli. Fai lo stesso percorso con, ehi, guardami, vai, 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 stessa cosa, no, 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 ti passo la palla, me la ripassi, ok? Stessa cosa. Questa è una delle cose che spesso mettiamo, giusto per il meccanismo è consolidato, riesce a fare lo scivolamento, non ha problemi, ok, quindi mettiamo qualcosa di differente in più, ok? Tutti questi lavori qui. Lui intanto sta facendo il lavoro che mi serve. Vai, vai, vai a tirare. Attaccami, attaccami, attaccami. Ok. Perfetto. Vai, è finito. Stanco? Ok. Quindi questi sono alcuni lavori che noi proponiamo. Principalmente sulla parte di scivolamento. È chiaro che in quest'ultima parte poi abbiamo anche tutta la parte legata ai cambi di direzione, no? Avete visto che decisione destra, sinistra, ok? Quindi tutta questa parte deve essere fatta propedeutica, ok? In progressione, mentre io sto lavorando anche su altri aspetti, quindi non soltanto sullo scivolamento. Salti, criteri di progressione, chiaramente abbiamo sempre l'assenza di dolore, corretta esecuzione del gesto, assenza di asimmetrie. Quindi questi sono i tre criteri per i quali io posso dire
l'esercizio lo sta facendo bene, sta soddisfacendo questi tre criteri, vado al prossimo. Uno con me? Salti, tutta la parte li facciamo fare dei salti in acqua, quindi riduciamo il carico. L'aspetto principale all'inizio può essere quello di dover curare gli atterraggi, ad esempio con Harrison, uno dei lavori che abbiamo fatto, eravamo fortunati, c'era il mare a Brindisi, quindi abbiamo detto, sfruttiamolo, poi il periodo era anche bello, quindi. Tutti dei lavori dove lui praticamente da dei box, quindi doveva semplicemente fare degli atterraggi, ok? Dove sulla sabbia, quindi dissipatore di energia, meno carico articolare, e quindi questo ci è servito molto per prepararlo poi all'evento che per lui era un evento importante, difficile, saltare. Caspita, questo giocatore non ha un tendine, cioè aveva un tendine lesionato, avete voglia di saltare, eh? Ecco, primo lavoro deve essere un lavoro molto semplice per farlo risaltare. Voi immaginate, lui è la prima volta che salta, ok, mettiti giù, fai dei salti piccoli, avanti, ok, anche meno alti, un pochettino più in avanti. Ok, tutti questi lavori molto semplici, poi devono diventare dei lavori dove noi andiamo a ricreare nel suo corpo lo schema motorio del salto. Questo che cosa vuol dire? Quanto deve saltare avanti, con che forza, quindi un lavoro che ad esempio facciamo spesso, vieni, è proprio riabituare l'atleta a dover saltare a diverse distanze, quindi parti da qui, salti, ok, torni indietro, vai in quello laterale, devi arrivare sempre di fianco al birillo, ok, vai indietro, ti metti lateralmente, no, no, sempre di fianco a quello lì, quindi se è più o meno, ok, esatto. È un esercizio semplice, può sembrare facile, vi garantisco per un giocatore che, falli tutti, per un giocatore che rientra da una lesione al tendine d'Achille, ma anche per un giocatore che ha una problematica muscolare non è facile farlo. Quindi propedeutica, partiamo, ritorno dall'inizio, andiamo con due salto bipodali, con due piedi, quello possiamo fare saltando, adesso lo fai così, salti avanti e poi salti indietro, ok? Ok, tutto questo lavoro. E poi con un piede, chiaramente cambiamo le distanze, moduliamo le distanze dei coni in base al tipo d'atleta. Ecco, dal punto di vista tecnico, questo è un gesto che si palla. È un gesto che io non voglio sviluppare con l'allenatore all'inizio. Cioè, se io adesso a questo giocatore che si è fatto male, ha una lesione, deve tornare a saltare, non gli posso dire lo facciamo con la palla. Non mi interessa, non deve essere così. Deve prima ristabilire quel gesto specifico motorio. Dopo, una volta che noi abbiamo acquisito il movimento, allora possiamo andare a inserire il gesto tecnico con degli stimoli un pochettino più relativi anche alla parte tecnica. Quindi mi fai la stessa cosa, ok? Lavoriamo soltanto su questo, avanti e indietro, ok? Se io ti lancio la palla in alto, salti e la prendi. Salta a due piedi, ok? E salti, vai. Vieni. Ok, cura l'atterraggio. Andiamo. Andiamo. Ok. Tutta questa parte, gesto specifico del rimbalzo, a me serve perché l'atleta rientra che ha dei livelli di forza che sono diversi da quando si è fatto male. Quindi prima magari saltava in questo momento, ora invece per prendere lo stesso rimbalzo deve saltare o prima o dopo, quindi deve un attimo ricreare tutti i suoi schemi motori. Lavoro qui, sta saltando frontalmente, lo possiamo fare... vieni qua, guarda questo. Lavori anche con salti laterali, chiaramente, quindi hai un quadrato di fronte, salti frontale, salti laterale, salti indietro, salti a sinistra, ok? Vai. Anche più lento. Ok, stop. Perfetto. Con un piede, stessa cosa. Ok,
Ok, dai. Ok, stop. Stiamo lavorando anche su tutti i lavori di equilibrio. Ora, ho acquisito il gesto, lo sa fare bene. Questo può essere il lavoro di attivazione per il lavoro che dovrò fare successivamente. Quindi semplicemente io lo posso fare, fargli fare lo stesso lavoro, quindi rivolto verso questo canestro, non lo andiamo a fare. Comunque fai il lavoro di salto, magari con dei passaggi, magari con l'allenatore che ti chiede nel momento in cui lascio la palla, corro, la ricevo, semplicemente mi fermo, oppure la prendo e vado a tirare a canestro, quindi integriamo questo lavoro. La cosa importante è iniziare a fare questa integrazione solo nel momento in cui lui ha acquisito il gesto, quindi quando lui salta già con sicurezza. Poi andiamo a inserire tutto il carico, che è il carico cognitivo, quindi di scelta, e il carico tecnico. Ok. Lavoro molto simile a quello che stavamo facendo praticamente prima. Di solito, quando siamo in questa fase di riabilitazione, l'atleta si trova già in una fase abbastanza avanzata. Quindi il mio obiettivo non è soltanto quello di farlo tornare a saltare in maniera adeguata, ma fargli ritrovare tutti quegli stimoli anche specifici della pallacanestro. Ok, quindi adesso si può costruire il percorso che si vuole, quindi questo è semplicemente un esempio. Adesso salti a piedi pari, ok? Quando esci vieni a ricevere la palla, cioè, o meglio, tu sei rivolto di là, ok? Io ti lancio la palla adesso a sinistra, la prendi e vai a tirare dall'altra parte. Ok, quindi iniziamo a mettere un carico anche fisico relativo alla capacità di reazione. Ok, vai. Qui controlliamo come sta saltando l'atleta. E via. Salto con un piede in questo caso. Chiaramente se abbiamo un giocatore che non sta ancora facendo in maniera adeguata i salti in monopodalica, possiamo semplicemente chiedergli di fare un altro gesto tecnico specifico, un arresto, quello che è. Ok? Quindi questa parte poi la possiamo modificare. Però qui, su tutti questi esercizi, ho bisogno dell'allenatore, perché poi da quando finisce quella parte che è la mia richiesta, tutto il carico tecnico deve essere deciso assieme a un allenatore. Che cosa mi serve da lui? Che cosa voglio che faccia questo giocatore? Un giocatore che deve spingere il contropiede? È un giocatore che deve andare in transizione? Un giocatore che gioca a spallacanestro? Non lo so, questa è una parte che io decido con l'allenatore. Ok, vai. Salta con un piede. Ehi. Ok, stop, rifallo. Vai anche più piano. Vai. Ok, torna con la palla, veloce. Vieni. Variamo la parte tecnica skippata. Ok, vai. Possiamo cambiare tutti questi tipi di lavoro. E via. Ok. Poi il carico cognitivo che gli vogliamo mettere qua può essere il più vario possibile, ok? Il concetto è inserisco una parte, un elemento fondamentale della pallacanestro, cioè il salto, in maniera specifica, e poi gli chiediamo di rifarlo in forma specifica dall'altra parte del campo. Ok, vai, cambio. Ok, veniamo alla parte più critica ora. Uno degli elementi nei quali gli atleti spesso purtroppo si fanno male sono i cambi di direzione. Basket si fanno un sacco di cambi di direzione e purtroppo una lesione muscolare può arrivare da un'accelerazione dopo un cambio di direzione, un'infortunio al ginocchio può arrivare da appunto un cambio di direzione, un atleta può scivolare durante un cambio di direzione, quindi sono uno degli elementi più critici che dobbiamo allenare. Quindi
Vi faccio proprio vedere la propedeutica per ritornare a svolgere i cambi di direzione. Questa l'abbiamo svolta anche con un giocatore delle nostre giovanili che purtroppo quest'anno durante una partita con l'Under 19 si è fatto male, si è avuto la rottura del crociato e quindi abbiamo dovuto riabituarlo a fare questi lavori di cambi di direzione. Resto di qua che tanto così lo riuscite a vedere tutti bene. One player. Ok, allora parti dall'angolo. Il primo aspetto fondamentale è quello di riabituare l'atleta a accelerare e decelerare. Quindi non pensate solo ai cambi di direzione. Quindi ti chiedo di, non al massimo perché sei freddo, però fai quasi uno sprint. Quando arrivi al primo, ok, deceleri, ti devi fermare entro questo. Ok? Poi lo rifai sull'altro e poi lo rifai sull'altro. Prova a tenere un'intensità un pochettino alta. Vai. Ok? Ok. Lavoro molto semplice, vi garantisco perché per un atleta che non corre da parecchio tempo non è così facile. Vai, stessa cosa al ritorno. Dai, il primo lascialo stare, vai. Fai il secondo. Via. Dai. Vai. Ok. Aumento la difficoltà. Devi frenare in maniera molto brusca, frena. Bene, dai. Ok, stessa cosa. Ok, perfetto. Facciamo lo stesso lavoro adesso. Passiamo alla fase successiva. Una volta che freni, quindi arrivi qui al secondo, torni indietro e riparti. Andiamo. Dai. Indietro, via. Ok. Quindi è chiaro che qui stiamo iniziando a inserire un cambio di direzione. Avanti, indietro. Ora, questo gesto lo creiamo prima in forma specifica, soltanto per la parte fisica. Poi, nel momento in cui procediamo e vogliamo andiamo avanti con la propedeutica di cambio di direzione, è chiaro che glielo possiamo proporre anche con la palla. Quindi qui poi l'allenatore si può divertire con tutta la parte di palleggio. Ok, fai la stessa cosa palleggiando. Fai frenata e accelerazione, non la parte indietro. Ok, questa è la parte vostra, eh? Ok. Io su questa parte chiaramente non do l'indicazione di che cosa deve fare, lo può fare con due palloni, lo può fare con un pallone, lo può fare facendolo ad esempio all'indietro. Ok, tutta questa parte qui poi viene definita. Però quando di solito noi impostiamo un programma di riabilitazione, abbiamo durante l'allenamento in sé individualizzato con un giocatore, la parte fisica dove sviluppiamo quello di cui ho bisogno. E poi iniziamo a inserire la parte tecnica. La parte tecnica può essere anche semplicemente che una volta che ha finito la parte di fisica stia a fare ball handling da fermo con l'allenatore, passaggio, può essere anche che faccia soltanto del tiro da fermo, però è importante mettere questa parte. Cioè non dimentichiamocela perché se no quando l'atleta deve tornare a giocare ci vorrà più tempo. Ok. Cambio di direzione adesso. Prendi due di quelli. Ok, mettilo. Facciamo qua. No, lascia. Guarda, recuperami gli altri due. Propedeutica al cambio di direzione, sempre. Adesso immaginate di avere tutta la palestra fino in fondo con questi. Parti da sotto canestro di lì. Primo lavoro, iniziamo a mettere dei cambi di direzione. Semplicemente in corsa. Vai, slalom. Ok, atleta che non ha mai fatto cambi di direzione, slalom in corsa. Ok,
Un atleta che è infortunato, vi garantisco che non li fa così, è molto più attento a quando spinge, qui rallenta molto di più, fa più che altro un arrivo, mi giro e vado, okay, quindi dobbiamo lavorare su tutta questa propedeutica. Poi possiamo adesso chiedergli di farlo più velocemente, quindi lavoro con cambi di direzione che saranno più o meno a 90 gradi, quindi non ha diciamo problemi a svolgerlo. Possiamo aumentare la difficoltà di tutti questi lavori, ad esempio avvicinando tutti i coni, quindi l'atleta deve fare questi cambi di direzione in spazi più corti, quindi sono più cambi di direzione, oppure aumentando la distanza dei coni, ok? Quindi in questo caso sarà uno stimolo diverso, deve fare delle accelerazioni maggiori, quindi quando va a fare il cambio di direzione deve decelerare da velocità che sono molto più alte, quindi è un carico completamente diverso. Ora, tutti questi lavori, una volta acquisiti, li possiamo fare con il palleggio, cambi di direzione, cambi di mano, quello che volete, sulla parte tecnica. Iniziamo a inserire lavori di, parti da qui, cambi di direzione con scivolamento, quindi vai, scivole, vai, scivole, vai, scivole, vai, scivole, scivole indietro, ok? Vai. Ok, cambio di direzione, gesto specifico, scivolamento. Ok, con tutte le correzioni tecniche che gli possiamo dare. Ok, perfetto, stop. Cono senza palla, quello che ci serve. Adesso siamo nella fase di return to play, non mi interessa mettergli la palla, mi interessa che svolga, che inizi a fare in maniera controllata e progressiva questi cambi di direzione. Li riesce a fare bene? Aumentiamo ancora il carico, quindi sprint al primo, sprint al secondo, quindi tutto in corsa, ok? Vai. Cambio di direzione che non è più di, vai, vai, tutti. Non è più di 90 gradi, ormai siamo quasi ai 180 gradi. Ok, perfetto. Okay. In tutto questo poi ci possiamo, come vi dicevo prima, variare la distanza dei coni, che è un qualcosa sul quale noi dobbiamo poi lavorare per aumentare le distanze che deve coprire l'atleta e quindi l'intensità alla quale poi dovrà frenare o meno. Gesto che possiamo fargli fare con la palla, una volta acquisito possiamo andargli poi a mettere degli elementi in questa fase che saranno già quasi anche più propensi al, come dire, all'uno contro uno, ok? Quindi magari se fa il lavoro con i cambi di direzione con la palla, vieni, magari arriva qui, esce che ha la palla in mano e gli chiediamo di giocare un uno contro uno a bassa intensità, quindi guidato. Hai la palla in mano, lo seguiamo chiuso dall'altra parte e lo obblighiamo, lo guidiamo quasi noi, ok? Però stiamo reinserendo tutta la parte di, iniziamo a reinserire la parte relativa ai contatti. Ok, lavoro con cambi di direzione adesso a 180 gradi. Questo può essere un lavoro anche molto, che io a volte uso anche in preparazione condizionante. Allora, parti da lì. A memoria come siamo messi? Bene. Corro avanti, sprinto, cambio di direzione, torno indietro. Ritorno di là, scivolo a destra. Ritorno di là, scivolo a sinistra. Vado di là, corro indietro. Vado. No, 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 fino al birillo. Torno, vado, scivolo, vado, scivolo, vado, corsa indietro. Ok? Andiamo. Vai, vai. Veloce, 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 veloce il cambio di direzione. Corsa indietro adesso. Ok, sforzo che ormai non è più quello soltanto in linea, variamo la richiesta fisica. Questo è un lavoro che noi usiamo anche con atleti poi sani, un lavoro che serve per i cambi di direzione, quindi l'atleta si stanca tanto a fare questo lavoro. Ad esempio i tempi che teniamo sono lavori, giocatori che lavorano a coppie, quindi io sono il secondo giocatore, lui fa il lavoro, appena finisce parto io, quindi lavoro, recupero e lavoro uno a uno, ok?
le distanze le possiamo cambiare anche in base ai tipi di giocatori che abbiamo. È un lavoro che si può ripetere 2, 3, 4 minuti, dipende dallo stato d'allenamento. Vi garantisco che è un lavoro dal punto di vista muscolare molto impegnativo, anche per quanto riguarda le articolazioni, quindi non tutti i giocatori poi possono fare esattamente questa tipologia di lavoro. Ok, in tutti gli esercizi che abbiamo fatto adesso sui cambi di direzione c'era una componente che era che il gesto era predefinito, cioè lui sapeva già cosa doveva fare. Lui sapeva che doveva sprintare e scivolare, sprintare e correre, cambiare di direzione a 90 gradi, 120, 180, quello che è. Ora dobbiamo inserirgli la parte più delicata che è la reazione, cioè l'imprevisto. Cambiare direzione quando lui non se lo aspetta, non lo sa. Quindi, prendi i 4 cinesini. Perfetto. Vai. Parti sul tiro libero. Ritorniamo sul carico cognitivo anche, eh? Quindi a reazione, al via, tu devi arrivare qui, in mezzo, nel minor tempo possibile, ok? Vieni, vieni, fallo piano, vieni, vieni, mentre vieni ti chiamo un colore, quindi all'ultimo vai a toccare quel colore, ok? E poi se abbiamo il lavoro con la palla lo possiamo fare, vieni da me, ti passo la palla, vai a tirare, ok? Parti dal tiro libero. Ci vai in corsa, eh? Quindi ti chiamo verde, vai in corsa al verde. Sei pronto? Vai, via! Blu! Andiamo, 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 andiamo! Ok, vai, di nuovo. No, 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 parti da là. Aumentiamo il carico cognitivo. Ti chiamo due colori e il carico fisico. Il primo lo tocchi normalmente, il secondo ci vai in scivolamento, ok? Vai, rosso, blu, via, via veloce, via veloce, dai, ok? Dai, di nuovo, vado veloce sugli esercizi, tanto una volta che l'avete visto poi è sempre quello. Ti chiamo un colore, aumento il carico cognitivo, vai alla diagonale opposta, quindi se ti chiamo verde dove vai? Perfetto. Pronto? Andiamo. Bianco! Ok. Possiamo aumentare poi le varie distanze dei cinesini. Ne tocchi due, eh? Soltanto in corsa. Più veloce possibile. Poi mi attacchi uno contro uno. Ok? Muovi i piedi. Muovi i piedi. Dai, veloce, 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 veloce. Via! Rosso, blu! Dai, 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 dai! Veloce, 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 veloce! Andiamo, 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 andiamo! Ok, perfetto. Aumentiamo, carico cognitivo, cambi di direzione, lavoro specifico, l'ultima parte è ho inserito un po' di contatto mentre tirava. Quindi abbiamo i cambi di direzione, abbiamo i salti, abbiamo gli scivolamenti, dobbiamo iniziare gradualmente a reinserire anche i contatti. Ok, quindi il fatto che lui tiri e non sia così comodo quando lo debba fare, che mi attacchi e non sia così comodo quando lo deve fare. Ok, parti, volete cambiare? Sei stanco, ce la fai? Dai, fai l'ultimo. Vai sotto canestro. Mi raccogliete tutto, per favore. Mi raccogliete al volo. Questo è un lavoro un po' meno impegnativo di quello,
Adesso. Ok, grazie. Vediamo che si può. È un lavoro meno impegnativo di quello che stava facendo, molto di decision making, dove spesso questo lavoro lo facciamo con, cioè l'abbiamo fatto anche con gli allenatori, proprio perché poi c'era un carico tecnico, l'atleta aveva la palla, doveva definire che cosa fare, quindi tu sei sotto canestro, allora io ti chiamo basicamente i colori, tu devi andare dall'altra parte, ok, quindi andrai in palleggio, quando arrivi tra i due, arrivi, ok, se, adesso immaginate che quelli siano dello stesso colore, ok, che così diventa un po' più facile, quindi ti chiamo o bianco o rosso, arrivi, rosso, arriva, poi qua puoi fare tutti i lavori di palleggio che vuole, torna in mezzo, blu, ok, tutti questi, queste tipologie di lavoro con la richiesta che poi l'allenatore può fare, quando arrivi in fondo vai a tirare, ok, andiamo, rosso, via, 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 bianco, rosso, via, 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 andiamo a tirare, andiamo a tirare, ok, perfetto, si capisce, no, come l'esercizio. Richiesta tecnica potete mettere quello che volete, cambio di direzione specifico, cambio di mano specifico su quale volete lavorare. A me quello che interessa è che abbia dei cambi di direzione fatti all'ultimo momento. Ora, al posto di fermarti davanti, semplicemente quando ti chiamo il colore ci vai, ci passi oltre e torni in mezzo. Ok? Bello veloce, eh? Dai, via, via, via. Rosso. Bianco. Bianco. Ok? Stimolo che sta ricevendo è uno stimolo vocale. Poi possiamo metterlo anche visivo, ad esempio indicargli dove andare mentre viene in palleggio. L'importante è che abbia dei cambi di direzione e lui non sa che cosa deve fare fino all'ultimo. Perfetto. Ok, vai, fai cambio. Me ne servono due. Allora, ultimo lavoro di cambi di direzione, abbiamo messo tutti i cambi di direzione dove loro devono lavorare su diversi angoli, su diversi piani, su diversi tipologie di scivolamenti, iniziamo a mettere anche capacità di reazione che sia però dettata da un avversario. Quindi partite da qua, guarda, qua mi mette da coppia, uno rivolto verso quel canestro, l'altro rivolto di qua. Ok, al contrario, siete uno contro uno. Ok, non lo puoi toccare, non vi potete toccare, semplicemente tu devi cercare di passare su in quella porta o in quella, puoi continuare a cambiare di direzione, ok? Quindi corri di là, corri di qua, cambia di direzione, più veloce possibile. Tu cerchi di non farlo passare. Via. Vai, vai, vai. Ok, torna indietro, cambio. Andiamo. Ok, non devi farlo passare, eh? Più veloce, più veloce, più veloce. Bene, 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 ok. Ora, adesso lo stanno facendo due giocatori, quindi il carico competitivo c'è, esiste. Di solito questo tipo di lavoro lo faccio con l'atleta io, quindi ad esempio se è in difesa, uno soltanto, ok? Io posso decido di non passare volontariamente, quindi l'obbligo di dover cambiare direzione all'ultimo. Ok, lo faccio faticare per più tempo, quindi prima stava facendo due cambi di direzione. Tutta questa parte di riabilitazione di solito la fanno prima con me, quindi io lavoro con loro, li faccio faticare, faccio fatica pure io, ve lo garantisco, infatti ho il fiatone, e poi inseriamo il contatto, quindi adesso un difensore, anzi, fatelo prima voi. Quando, non lo devi far passare, quindi se arriva lo spingi, vai. Dai, 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 dai. Torni dietro, rifai. Cambiate, via.
Spingilo. Ok. Vieni, stai in attacco. Faccio in difesa. Via. Lo spingo. Ok. Tutte queste cose. Falli, sì, va bene. Tanto quando giocano poi prendono un sacco di legne, quindi. Lo spingo, cerco di dargli fastidio. Rimettiamo tutta quella parte relativa ai contatti. Ok. In attacco e in difesa, io chiedo, ad esempio, se lo faccio in difesa, che loro mi spingano. Quindi vieni. Che loro provino. Aspetta, sei in attacco? Cioè, passare mi deve spingere. Spingere. Ok, cambia, via. Ok, tutto questo lavoro. Lavoro di ripresa con i contatti. Ok, a posto, grazie. Ora, venendo alla parte conclusiva, poi se avete le domande, il quarto aspetto appunto per il return to play è il contatto. Quindi riabituare il giocatore a subire i contatti. Quindi il primo approccio che noi mettiamo di solito è, dopo il lavoro fisico, un lavoro tecnico con l'allenatore, dove faccio il lavoro in terzo tempo, quello che è, all'interno del quale abbiamo tutti i contatti, quindi l'utilizzo del bumper, eccetera, eccetera. Questa è parte vostra, no? È una parte vostra che però viene definita, l'atleta è abile a fare quel tipo di lavoro, allora iniziamo a metterlo. E uno contro uno è il passaggio successivo. Quindi in tutti i lavori che abbiamo fatto, quindi quello dove c'erano i salti, quello dove c'erano gli scivolamenti, poi possiamo, se in una fase più avanzata, andare a mettere dei lavori di uno contro uno. Allora, si può fare un uno contro uno, chiaro, quello che lo conoscete di sicuro, quindi un giocatore di fronte all'altro, attacco in palleggio, scivolamento guidato, un po' di contatti, dalla metà campo in poi, uno contro uno vero e proprio. Ecco, di solito, quindi mettiamo i contatti negli 1 contro 0, e poi di solito, prima di portare l'atleta con la squadra a fare un 1 contro 1, passa a farlo con, se possibile, un allenatore, se possibile che il preparatore, se possibile con un under. Soprattutto perché voi pensate che è un giocatore che magari ha 8 mesi che non gioca un 1 contro 1, quindi è insicuro, e tanto che non lo fa, quindi io spesso gioco col giocatore, cioè faccio uno contro uno, poi chiaramente perdo perché è giusto così, però a me serve per dargli dei contatti che voglio dargli, per cercare di metterlo in difficoltà, per farlo riabituare a giocare uno contro uno. È un passaggio graduale, no? Ok, e poi abbiamo l'ultima fase, il return to play, quindi il rientro in sicurezza del giocatore con tutti quei criteri che bisogna rispettare, quelli che abbiamo detto prima, quindi livelli di forza, l'attività prestativa che va bene, ha completato le procedure mediche che erano state indicate. Ok, a questo punto che cosa facciamo? Semplicemente l'atleta, si viene comunicato all'allenatore che è pronto a rientrare in gruppo. Ora, la prassi comune, ci sono tanti giocatori, penso che l'avete vissuta tutti, è i primi giorni fare allenamento senza contatti. Stano. Rientro, oggi faccio soltanto la parte di attivazione, 10 minuti e poi per oggi ho dato magari qualcosina col preparatore. Quindi, allora, su questa cosa qui tenete conto che sono sempre delle scelte arbitrarie, cioè non c'è nessuno che ci dice l'atleta oggi può giocare 12 minuti perché se gioca 13 si fa male. No, sono delle scelte arbitrarie. Oggi si decide che il giocatore rientra gradualmente, fa la prima parte, non fa i contatti, 2 giorni, magari poi successivamente rientra, oggi fa i contatti, però lo teniamo soltanto 5-10 minuti. Non posso dirvi fate così, fate cos'ha, perché non c'è niente di concreto, di tangibile che dite se fate così è giusto, se non lo fate è sbagliato. Si va al buon senso, si va un po' al buon senso e cercando di seguire un ragionamento che sia razionale. Ok, l'atleta rientra in gruppo, quindi rientra e inizia a fare l'allenamento completo,
quello che come preparatore devo fare è monitorare tutti gli aspetti che possono far sì che l'atleta si rifaccia male, quindi tutto quello che è i fattori di rischio che vi ho detto prima. Uno dei principali è il monitoraggio del carico di lavoro, quindi cardiofrequenzimetro, perché mi dà un'indicazione rapida per capire se il giocatore è più o meno in difficoltà di quello che, voglio. Non so la sua condizione fisica, magari, se gli permette di fare tutto l'allenamento, quindi io ad una certa dell'allenamento posso anche dirgli ok, adesso oggi hai fatto quello che dovevi fare, basta. Poi magari l'atleta vuole continuare, non vuole continuare, l'allenatore vuole che continui, che non continui. Ok. Esempio, un giocatore che avevo in una squadra di Serie A, giocatore nuovo, ventenne, più o meno, 18-20 anni, viene firmato per la prima squadra e quindi noi non lo conoscevamo, era appena arrivato. Quindi primo allenamento, lui aveva il cardiofrequenzimetro e stiamo monitorando. Atleta che fino a qualche settimana prima aveva giocato, quindi si pensa sia un atleta allenato. Lavoro con le trecce, aveva 97% della frequenza cardiaca massima, 98. Ho sbagliato a mettergli i valori del cardio, avrò sbagliato a mettergli la massima, magari sta lavorando al 90. Okay. Cambi i valori, arriva ad una certa 100%, quindi sta praticamente morendo. È chiaro che se io l'atleta tutto rosso, l'allenatore dice, ma questo non corre, non è che non corre, non ne ha, cioè è arrivato, non può fare di più. E quindi avere un'indicazione concreta di quello che l'atleta sta facendo a me serve, quindi che sia il cardiofrequenzimetro, anche se poi a volte il giocatore non se lo vuole mettere perché gli dà fastidio, avere tutto quello che riguarda il monitoraggio dello stato di fatica di un atleta è qualcosa che mi serve, perché nel momento in cui ho un atleta che mi arriva e mi dice guarda oggi mi sento veramente stanco, magari è stato fermo 4-5 mesi, dobbiamo valutarla, dobbiamo capire se è lui che si vuole giocare un po' in jolly che non si vuole allenare, oppure se effettivamente questo giocatore è stanco e allora dobbiamo andarci un pochettino più cauti. L'ultima cosa con la quale vi lascio è sempre riferita al giocatore Harrison che abbiamo avuto. Facciamo un processo di riabilitazione, mediamente da un problema al tendine d'Achille che ha avuto lui, i giocatori in letteratura rientrano dai 5 ai 12 mesi, 5 è una follia per quanto mi riguarda, però la media era di farli rientrare a 9 mesi. Okay? Noi arriviamo al 7° mese che l'atleta aveva superato tutti gli step, cioè lui non aveva problemi, lui stava bene, aveva fatto tutti gli step, in nessuno step ha avuto problemi, quindi dal punto di vista del return to play, quindi il ritorno ai livelli dell'attività fisica precedente, c'era. Asimmetria di forza non era lo 0%, c'era della simmetria, però andavano bene tutti i valori. Dal punto di vista medico era ritenuto idoneo, aveva fatto le varie risonanze, quindi diciamo non aveva più delle problematiche. Il giocatore però ci dice, però non mi sento pronto a giocare. Ma non a livello fisico, a livello mentale. Cosa facciamo? Perché poi hai il presidente che vuole che giochi, l'allenatore che lo vuole avere il prima possibile, lo staff medico che invece al contrario cerca di rallentare perché almeno, sai, se poi rientra e si fa male è colpa mia. Quindi in quel caso noi basicamente ci siamo un po' anche andati a fidare alle sensazioni del giocatore, cioè il fatto che un giocatore sia sicuro o meno quando rientra è un aspetto fondamentale. Spesso capita che a volte i giocatori che si subiscono questi infortuni dicono oggi non mi dovevo allenare, oggi lo sapevo che non andava bene. Lo stesso Harrison mi disse, quando una delle prime volte che lo vidi, mi disse, io quando mi sono fatto male, giocava contro Milano, non so se era contro di voi, no. E lui mi disse, io quel giorno lì c'era qualcosa che non andava. E a volte questa cosa capita, quindi noi quest'anno abbiamo deciso di ritardare il suo rientro, quindi di allungare i tempi di lavoro con la squadra, quindi l'allenamento completo, tutto il lavoro li faceva settimanali, però poi in partita abbiamo deciso per X numero di partite di non schierarlo, poi alla fine tutto andava bene, si è parlato col giocatore, si sentiva confidente a giocare, quindi l'abbiamo reinserito. Però questa cosa è importante perché è una cosa che dico sempre quando parlo con l'allenatore e che è importante che voi sappiate, che
se un atleta ha ad esempio una problematica muscolare, allora noi gli facciamo fare la risonanza, gli facciamo fare l'ecografia e queste ci dicono che l'atleta non ha più niente. Questo non significa che l'atleta è pronto a giocare. Questa è una cosa importante. Cioè, l'atleta si fa male. Nella fase di riabilitazione, di return to play, noi andiamo a guardare chiaramente se il muscolo si è rigenerato, se si è formata la cicatrice, se sta bene. Ok, rifacciamo l'ecografia, rifacciamo la risonanza, quello che è. Però quello non è il lascia passare al 100%. Perché è un atleta che ha recuperato dalla lesione muscolare, però non ha la capacità di sostenere i carichi di lavoro che poi noi gli proponiamo e si rifà male. Ok? Quindi quello è un qualcosa che deve esserci, un qualcosa di fondamentale, ossia il fatto che il muscolo stia bene. Ma, in aggiunta a questo, nella fase di return to play è fondamentale anche che l'atleta sia poi pronto dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista cognitivo e mentale, per ritornare alla competizione. Ok, io ho terminato, quindi se avete delle domande sono qua, grazie.